Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla Regione. Oltre 34 milioni di euro per ricostruire Città della Scienza. Due intese separate per lo Science Center e per la bonifica di Bagnoli, dopo i contrasti con il Comune. Ma entrambe dovrebbero essere firmate agli inizi di maggio. Nel servizio di Anna Teresa Damiano, gli scenari per Città della Scienza e la spiaggia. Lo schema dell'accordo di programma appena approvato, con il finanziamento di 34 milioni e 200 mila euro per la ricostruzione dello Science Center, deve essere firmato dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri coinvolti, Ambiente, Sviluppo, Ricerca Scientifica. Presumibilmente subito dopo il 1° maggio verranno siglati a Roma, Palazzo Chigi, i due sofferti accordi, quello per la ricostruzione appunto e il protocollo d'intesa per la bonifica di Bagnoli Coroglio, che ha avuto il via libera della giunta regionale. Sono accordi separati, come si era deciso dopo i contrasti e le divisioni tra regione e comune di Napoli, che avevano portato il 4 marzo scorso alla mancata firma davanti a uno sconcertato ministro dello sviluppo economico Stefania Guidi. Per il progetto di ricostruzione dello Science Center entro maggio un concorso internazionale. La superficie sarà la stessa di quella bruciata nel 2013, con un lieve arretramento rispetto alla linea di costa, dove dopo la bonifica dovrebbe essere realizzata una spiaggia. E per la bonifica, anche alla luce dell'inchiesta che ha portato al sequestro di intere aree proprio per il mancato risanamento, occorre una riprogettazione con finanziamenti da valutare di volta in volta.